Ed è per questo che contemporaneamente noi dobbiamo mantenere alta l'attenzione nel livello di interlocuzione con il sistema delle regioni sul tema difesa del diritto alla salute, sia per quanto riguarda l'aspetto che attiene il settore pubblico, ma contemporaneamente anche degli aspetti che riguardano il diritto di lavoratrici e lavoratori della sanità accreditata e della sanità privata a vedersi rinnovato il contratto dopo 12 anni di assenza. E anche su questo dobbiamo far crescere, innalzare il livello e la qualità della nostra iniziativa di mobilitazione. Stiamo producendo scioperi regionali, stiamo producendo iniziative di mobilitazione di carattere territoriale, queste lavoratrici e questi lavoratori chiedono che la mobilitazione cresca. E dopo l'interlocuzione che c'è stata con i presidenti delle due centrali datoriali, ARIS e AIOP, insieme unitariamente, abbiamo deciso che da questo archivio deve arrivare un segnale molto forte. Di fronte a una indisponibilità a dare garanzie sulla parte economica che attiene il rinnovo di quel contratto, noi decidiamo di interrompere le trattative anche sulla parte normativa. Formalizzeremo con una lettera questa nostra decisione, ma contemporaneamente noi dobbiamo fare in modo che l'argomento strumentale che le nostre controparti utilizzano, e cioè l'essere parte del Servizio Sanitario Nazionale, anzi rappresentare l'eccellenza del Servizio Sanitario Nazionale, noi sappiamo tradurla in un altro modo, e cioè che loro competono su un mercato perché sfruttano le lavoratrici e i lavoratori ai quali da 12 anni non riconoscono gli aumenti salariali, e che in questi 12 anni loro hanno avuto margine di profitto e hanno fatto una scelta, quella di non ridistribuirlo anche in termini di valorizzazione economica di quelle professionalità e di quei lavoratori, che non possono pagare due volte il prezzo, vedersi non rinnovato il contratto e vedersi aumentare sempre di più la forbice della disparità e della disuguaglianza con gli stessi colleghi che hanno le stesse professionalità e che operano negli stessi settori all'interno del mondo pubblico. E allora noi ci stiamo attivando e abbiamo già richiesto un incontro alla conferenza delle regioni sul patto per la salute e sul contratto della sanità privata. Però abbiamo bisogno, sul punto che riguarda l'interesse vivo delle nostre controparti, di alzare il nostro livello di scontro e quindi di colpirli dove gli fa più male, che è la reputazione. Ce lo insegna la nostra avvertenza di ogni occhio. Quando abbiamo messo gli striscioni fuori alle cliniche private, fuori ai centri di riabilitazione, quando abbiamo detto agli utenti di quei servizi che quei lavoratori erano loro perché il loro contratto non veniva rinnovato e che nonostante tutto, anche di fronte alle difficoltà economiche che attraversano, ogni giorno garantiscono con professionalità e competenza i servizi perché hanno a cuore il benessere dei cittadini, noi abbiamo costruito quegli elementi di solidarietà e anche di responsabilità nelle nostre controparti che ci hanno consentito di sbloccare quella vertenza. Per questo abbiamo detto che la prima cosa da fare è rendere manifesto il dissenso di questi lavoratori nelle strutture dove questi lavoratori lavorano, ma anche nei territori, facendo iniziative, coinvolgendo le amministrazioni locali, coinvolgendo i parlamentari, facendo il lavoro che sappiamo fare, costruendo alleanze a sostegno di una vertenza che grida vendetta nel nostro paese.